Dottor Caccamo, secondo alcuni cittadini in questo periodo ci sono delle carenze di pressione di acqua, soprattutto nei piani alti. Ma come si spiega questa situazione, visto che sembra che le rate Sorical siano state pagate con un mutuo? Quindi il perché di questa carenza d'acqua? Allora, devo premettere che l'amministrazione comunale già, quindi ovviamente la commissione che gestisce il comune, ha provveduto al pagamento, come giustamente lei ha sottolineato, di tutte le spettanze arretrate alla società Sorical. Le devo pure dire che siamo stati oggetto anche di una intimazione, ovviamente, alla sospensione dell'erogazione idrica, qualora non venisse regolarizzata la posizione. E dico, immediatamente abbiamo provveduto a liquidare le spettanze alla società. E, è pur vero che con la società abbiamo pure riscontrato che nella fatturazione ci sono delle anomalie. Anomalie nel senso che i miei colleghi, prima che io mi insediassi, avevano pure svolto un monitoraggio sulle fatturazioni e laddove si è pure riscontrato che ci stanno anche anomalie dettate non soltanto su questioni tecniche, ma proprio sui metri cubi erogati. E allora a questo punto si è ritenuto di svolgere delle puntuali verifiche anche con dei misuratori che sono stati installati sia a monte della rete idrica che proprio nella rete idrica interna. È vero che queste attività tecniche, così le definiamo, hanno portato anche a degli esiti, quali ad esempio sono state riscontrate delle perdite lungo la rete idrica, ma in modo particolare nel tratto che collega i serbatoi a monte e con quelli di derivazione poi della rete interna. E delle perdite che ovviamente certo non stanno a giustificare i metri cubi erogati e fatturati dalla società, però ecco è una questione che è stata posta subito all'attenzione della commissione straordinaria che sta svolgendo, come le ho detto, delle verifiche mediante la collocazione di appositi misuratori. Certo, ovviamente contribuisce anche nelle disfunzioni che hanno riscontrato alcuni utenti di bassa pressione. E ovviamente queste posizioni sono state immediatamente segnalate alla società di gestione proprio per gli adempimenti di competenza. Per l'aspetto invece delle fatturazioni, anche su quello poi appena si concluderà l'attività di monitoraggio che stiamo svolgendo a mezzo dei contatori installati congiuntamente con la società, e allora poi si cercherà di capire sul da farsi. Rifiuti. Come procede l'iter del bando europeo? Bando che dovrebbe essere pronto per giugno, fine giugno, però proprio con l'arrivo della stagione estiva. Sì, sui rifiuti abbiamo un'attenzione assolutamente particolare, cioè nel senso che sappiamo bene che il 30 di giugno scade la convenzione con la società di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Proprio per questo motivo con gli uffici tecnici abbiamo seguito personalmente la procedura finalizzata alla predisposizione del bando e del capitolato tecnico. Sono nelle condizioni di darvi una buona notizia, nel senso che il Provveditorato Opere Pubbliche ci ha appena comunicato di aver ricevuto gli elaborati da parte del Comune e che in questa settimana si procederà alla pubblicazione proprio del bando, nel senso che tutta la documentazione trasmessa dal Comune, una volta che è stata acquisita e regolarmente protocollata, verrà trasmessa in questa settimana all'ufficio contratti, proprio per l'adempimento che ho appena accennato di pubblicazione del bando. È chiaro che, poiché si tratta di un bando europeo, le procedure sono abbastanza articolate e complesse, motivo per il quale il 30 giugno cercheremo un po' di capire sul da farsi e ritengo che in queste condizioni sussistono tutti i presupposti per poter far proseguire la società che attualmente gestisce il servizio. In questi giorni avete un incontro con gli amministratori di condominio, sempre per la situazione rifiuti, e a quanto mi è stato detto, alcuni amministratori vorrebbero che venissero installati posti che
sia i bidoni per la differenziata sulle strade, quindi quelli grandi, che le campane. C'è la possibilità che farete una cosa del genere? Guardi, la riunione a cui fa riferimento lei è stata convocata per domani mattina alle 11, proprio perché questa è un'esigenza che rientra anche tra le priorità da affrontare. Siamo alle porte della stagione estiva, quindi è tutto interesse da parte della Commissione straordinaria di evitare che si verifichino le stesse problematiche che si sono riscontrate l'estate passata. Motivo per il quale vogliamo sensibilizzare gli amministratori dei condomini, dei parchi, a rispettare un'ordinanza che fu adottata nel giugno del 2013 dall'allora sindaco, proprio per evitare che si depositassero cumuli di rifiuti lungo le pubbliche vie. E allora per questo motivo domani con gli amministratori condominiali vorremmo fare un più che altro, dico, oltre che sensibilizzarli, instaurare un rapporto di collaborazione reciproca. Quindi il rispetto di quell'ordinanza innanzitutto, ma soprattutto fare sì che all'interno dei parchi e dei condomini vengano installati i cassonetti per la raccolta differenziata e fare sì che si eviti il deposito sulla pubblica strada. Questo agevolerà ovviamente la società di raccolta rifiuti nelle operazioni di smaltimento. È chiaro che da parte degli amministratori devono individuare dei siti che non creino disturbi per gli inquilini. E devo dire che questo verrà sottoposto domani al tavolo indetto qui in comune e faremo proprio presente che le isole ecologiche devono rispettare il dettato normativo, ma soprattutto devono essere posti in dei luoghi in assoluta sicurezza e soprattutto nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. In queste settimane gruppi di cittadini stanno pulendo alcune zone della città, ad esempio la zona che c'è proprio qui vicino al comune, qui, che si chiama Pinetina, dove hanno raccolto quasi 200 sacchi di immondizia, e poi altri cittadini stanno addirittura tinteggiando le ringhiere e pitturando, quindi tinteggiando di bianco i bordi dei marciapiedi. Non dovrebbe essere un lavoro che dovrebbe fare il comune, che dovrebbero fare gli enti preposti? Beh, lei dice bene, però come ho accennato poc'anzi, il rapporto di collaborazione col cittadino è un presupposto fondamentale per il buon andamento di una pubblica amministrazione. Lei sa bene che il comune di Scalea ha rischiato la dichiarazione del dissesto finanziario, è stato scongiurato grazie all'impegno dei colleghi che hanno apportato delle misure correttive che sono state ritenute bastevoli dalla Corte dei Conti. Ora, quindi la situazione è assolutamente di precarietà, diciamo che è stato evitato il dissesto finanziario, però le casse del Comune purtroppo non sono tali da poter affrontare ad ampio spettro tutte le esigenze del territorio. E allora per questo motivo il cittadino che collabora e che viene incontro alle esigenze dell'apparato comunale è sicuramente una nota a favore, non deve essere considerata come una critica. A questo proposito devo dire che anche la pulizia delle spiagge, quindi del demanio marittimo, ha formato oggetto pure di un incontro con i concessionari dei lidi e proprio lì ho chiesto una collaborazione reciproca da parte dei concessionari, nel senso che sono stati autorizzati ad effettuare opere di bonifica dei lotti che formano oggetto delle loro concessioni, ma nello stesso tempo da parte del comune si cerca un po' di andare incontro alle loro esigenze, ma soprattutto mettere un po' di regole e disciplinare i rapporti tra un concessionario e l'altro, che ho saputo che anche lo scorso anno ha formato oggetto di problematiche non di secondo momento. E allora a questo proposito ho proprio spronato i concessionari anche a darsi da fare in piena autonomia a svolgere queste attività di pulizia e di bonifica delle aree di pertinenza demaniale. E non è possibile inviare qualcuno dei vostri operai magari a dare una mano, ad assistere più che altro
queste persone che stanno facendo un lavoro egregio, un ottimo lavoro. Sì, io dico, anzi, li ringrazio, è l'occasione migliore per poter formulare veramente un sentito ringraziamento per la collaborazione prestata. E per rispondere alla sua domanda, devo dire che la scorsa settimana è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con il Consorzio di Bonifica, proprio per poterci avvalere di risorse umane e anche di mezzi di cui dispone il Consorzio stesso. E la finalità è proprio quella di mettere un po' di ordine all'arredo urbano, e intendo per arredo urbano anche le piante che insistono sul territorio comunale, vedi le palme che sono state colpite dal punteruolo rosso, e tante altre aree a verde che con l'ausilio degli operai del Consorzio di Bonifica sicuramente potranno diventare oggetto di intervento immediato. Le strade di Scalea, molte sono veramente dissestate, tante buche. Cosa si può fare per questa situazione? La situazione viaria comunale è assolutamente precaria. Ho avuto modo di riscontrare e fare un po' il paragone con la rete viaria della regione da dove provengo, dalla Sicilia. Devo dire che io parlavo male delle strade in Sicilia, ma qui stanno messo decisamente peggio. L'ufficio tecnico comunale insieme alla polizia municipale hanno redatto una relazione abbastanza puntuale e dettagliata di tutte le strade cittadine maggiormente esposte a pericolo di incidenti stradali. Questa relazione mi è stata sottoposta anche agli altri colleghi della commissione, e abbiamo anche individuato delle risorse tra le pieghe del bilancio. Siamo riusciti a individuare una determina del 2013, dove sono state individuate circa 22.000 euro per lavori di sistemazione della rete stradale. Quindi andremo da qui a breve a gara in modo tale da poter intervenire, non dico su tutte le strade perché è assolutamente impossibile con quelle risorse finanziarie, ma almeno andremo ad attenzionare quelle arterie maggiormente transitate. Per quanto riguarda i parcheggi, le strisce blu, cosa intende fare il Comune? Continuerà come l'anno scorso, quindi in economia e con il proprio personale, o sta cercando un'azienda, una ditta, una cooperativa, qualcosa che possa prendersi in carico questi parcheggi? Ma guardi, io personalmente, ma ho riscontrato anche lo stesso avviso da parte dei colleghi della Commissione, sono contrario all'esternalizzazione dei servizi. Quindi ritengo che se riusciamo a svolgere delle attività all'interno del comune, quindi con servizi in house, ben venga. Per quanto riguarda la gestione dei parcheggi, si sta veramente facendo tantissimo, perché sono state già individuate le aree da destinare a parcheggio, quindi come strisce blu. Con la polizia municipale, quindi sono state censite tutte le aree. Certo, è chiaro che più abbonamenti si riescono a sottoscrivere, allora maggiori sono le possibilità di andare a risanare quelle sacche all'interno del bilancio comunale che sono assolutamente deficitarie e che non presentano assolutamente risorse finanziarie. Quindi abbiamo immaginato di gestirlo con le risorse del comune, quindi con la polizia municipale. Cerchiamo di prevedere anche degli incentivi economici per poter quindi sostenere un'attività anche nelle ore pomeridiane e anche serali se possibile. Ma soprattutto vediamo un po' se riusciamo a formare con dei corsi specifici anche del personale comunale che possa essere poi individuato come ausiliari del traffico e dare anche un contributo agli agenti di polizia municipale nelle attività di controllo.